bentrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi martedì 30 aprile, sono le 12:31 minuti in questo istante. Buongiorno a tutti, come dicevo è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferia. Oggi è Focus Periferia, lo facciamo con il padrone di casa del martedì, Walter Cherubini. Buongiorno Walter, ben ritrovato. Buongiorno e buona giornata a tutti. Siamo passati indenni dalle feste, più o meno, siamo in mezzo in realtà, adesso c'è ancora l'ultimo strascico di festa, ma comunque noi sempre in onda però. Ma diciamo che siamo innanzitutto alla 75esima trasmissione. 75esima puntata. Quindi direi di ringraziare molto tutti coloro che sono intervenuti come testimonianze della loro attività nei nostri quartieri, in particolare i quartieri della periferia milanese. Ringrazio invece la Consulta Periferia Milano che insomma in questi anni ha mappato, conosciuto, tirato delle reti, ha tessuto reti interessanti che poi appunto in queste 75 puntate abbiamo cercato di raccontare e di portare. Ma qua diremmo, anche se vogliamo anche tradurre in qualche numero, sicuramente il lavoro, siamo nel 15° anno di attività di Consulta Periferia Milano e se dovessimo estremizzare i concetti, da una parte la parte di approfondimento con oltre 120 convegni e seminari durante i quali abbiamo incontrato tantissime persone, abbiamo fatto dare anche voce a tantissime persone e realtà che operano sulla periferia milanese. Nello stesso tempo, oltre a una riflessione, una conoscenza, anche una mappatura della situazione, anche un'operatività, diciamo sempre che tra le altre cose abbiamo promosso 700 concerti nei quartieri della periferia milanese per fare conoscere anche tanti luoghi sconosciuti ma importanti, e non solo, ma anche per aiutare chi vuole animare i quartieri. Quindi è un consolidato forse un po' unico, e ha stratificato da una parte una conoscenza e un approfondimento metodologico e nello stesso tempo anche un confronto operativo con la realtà, la burocrazia, che poi, perché per mettere in piedi 700 concerti ci sono tutta una serie di cose che bisogna affrontare. Come se però si parla anche di realtà che appunto lavorano sui nostri territori, anche di soluzioni, a volte appunto ne abbiamo proposte tante di soluzioni. Certamente. In queste puntate. Oggi chi ci ha portato come ospite? Oggi abbiamo Agostino Fornaroli, che è uno dei promotori del, diciamo così, comitato Gallaratese Vivo. Adesso ci spiegherà un pochettino, è un po' un riemergere, ma siamo a 50 anni di tutta una serie di episodi una storia accadono nel tempo. Quindi grazie mille davvero, ingegnere, di essere qui con noi. Insomma, Gallaratese Vivo, dicevo, una storia lunga, una storia grossa, però interessante già il nome, Gallaratese Vivo. Cioè qui non si parla di, tenere vivo un territorio. Che cosa fa? Dunque, buongiorno a tutti. Bene, Gallaratese Vivo vuole tramandare ai giovani una unica esperienza di partecipazione dei cittadini lavoratori alla progettazione e al governo di una città migliore. Noi abbiamo la fortuna, io sono nato in via Washington, come si dice in milanese, e poi sono venuto nel 69 al Gallaratese perché mia mamma, aprendo la finestra della casa che ci hanno fatto vedere, vedeva i trattori che seminavano. In via Washington mio papà era operaio della Borletti, non c'era il sole tutti i giorni. Il Gallaratese, parliamo di, ma ci vedono da tutta Milano, ci vedono anche da Milano. Siamo nella vecchia zona 19 che è diventata zona 8, e il Gallaratese è un'elisse a nord-ovest di Milano, nell'area attuale di espansione di Milano. Sotto via Certosa, tra via Gallarate e via Novara. Gallaratese, poi Trenno, che è un'entità, è una frazione, Gallaratese è un quartiere, sono però unite dalla progettazione urbanistica. C'è il famoso QT8 lì vicino. Yes, che è il bel quartiere triennale, ottava, grande, bottoni. Di sperimentazione. Però, assolutamente, no? Il primo quartiere dell'Italia con una via pedonale. Ah, sì. Adesso purtroppo è una via deserta perché hanno chiuso i negozi, però l'idea era bella. Molto bene. Però andiamo avanti, sì. Gallaratese Vivo vuole proprio tramandare ai giovani questa storia. Questa storia che cos'è? Che dopo primi comitati 64, 66, 68, il 15 dicembre del 69, by the way, che diventerà la festa nazionale del Gallaratese Trenno, chi si impegnò
A firmare la petizione giù le mani dal Gallaratese si impegnava a venire tutti i lunedì sera in via Ugobetti 35 al centro sociale per partecipare e discutere. Ogni volta che mi arriva in change.org una petizione, poi ti arriva pubblicità sul tuo profilo. In realtà questa petizione ci obbligò. Io avevo la fortuna di abitare al G2 Nord, Gallaratese secondo parte sopra, e come esponente 19enne delle ACLI, della parrocchia, fui mandato dai preti a rappresentare un'entità sociale e politica non partitica. Quindi noi cominciamo nel dicembre del 69 formalmente e si prosegue una lotta che arriverà ad avere l'unico piano particolareggiato di attuazione del piano regolatore. I quartieri di Milano erano costruiti in precario, allora, no? Poi si confermava. Invece noi abbiamo preteso solo l'applicazione della legge. Tutti uniti, i partiti, le sezioni dei partiti locali, DC, PSI, Repubblicani. E anche non amici, diciamo, al tempo. No, esatto, lottavano assieme ed erano in dialettica con le loro federazioni centrali della città. Ed è molto interessante per Walter questo, perché insomma, stiamo parlando di un quartiere... fondamentalmente residenziale, nel senso sì, un quartiere molto residenziale, che comunque ha un grosso spirito però di appartenenza al territorio, cioè gente che appunto non lo viveva solo per andare a dormire, come esatto, si diceva una volta, no? E siamo comunque all'inizio degli anni 70, cioè quando sì, appunto le lotte politiche in realtà erano forse altre, in realtà sì, un po' forse, si parlava di questo. Ma no? Forse anche prima, perché indubbiamente la città di Milano fu interessata da una serie di comitati, erano molti comitati, ce n'erano circa una sessantina, su per giù già appunto negli anni 60, o meglio verso la fine degli anni 60. Quindi c'era il tema della ricostruzione, della partecipazione, nuovi quartieri, e quindi c'era un... No. È un tema molto interessante perché diceva giù le mani dal... Esatto. Sto pensando a quante altre giù le mani poi da quel momento in poi abbiamo sentito nominare a Milano, no? Cioè, sembra sempre che chi è che vuole mettere le mani su, ecco, Milano? Perché poi, insomma, no, poi i cittadini no, invece sono ben contenti di stare fermi. Ma se diciamo noi come fare. Non voglio portare via al tempo per il Gallaratese e anche per questa storia di progettazione partecipata, perché questo che è interessante, quello che noi oggi affermiamo, che ci sono tantissime risorse a Milano e che quindi possono contribuire propositivamente, non tanto come uditori o spettatori di qualcosa che avviene, essere coinvolti come spettatori. Gli Ambrogini l'abbiamo portato qua, ad esempio, ricordiamo, no? Che mi ha sempre detto ascoltateli. Sì, se sono riconosciuti come una cosa importante per Milano, diamo gli spazi e diamo la possibilità anche di riversare a tutti le loro capacità, competenze, eccetera. Allora, qui siamo proprio in una impostazione di progetto, anzi in una realizzazione per certi aspetti di progettazione partecipata, cosa che esattamente noi diciamo oggi bisogna valorizzare il tema della progettazione. Oggi non avviene questo, purtroppo non avviene. Quindi nonostante questo... però sentire l'università, sentire i grandi geni della progettazione dicono è così che bisogna fare, però. Sì, però tenga presente che alcuni di noi, purtroppo molti sono morti, perché io avevo 19 e adesso la mia età, ecco, adesso noi continuiamo, alcuni di noi continuano indipendentemente dai partiti che ci picchiano sempre, no? Sopra, e continuiamo a proporre. Faccio esempio di Trenno che il 12 febbraio del 2015 in un'assemblea in parrocchia organizzata avevamo proposto delle idee meravigliose sui trasporti pubblici. Non ci hanno ascoltato e tuttora disattendono, e sono piccolezze, ma ai tempi del 70 io chiaramente facevo la parte trasporti, ero studente del Politecnico, sì, ma gli assessori democristiani, altro che cattivi, ascoltavano ed eseguivano le nostre richieste se erano logiche, subito. Gli autobus del Gallaratese, si cominciò con la P2 prolungata dal QT8 con i cartelli speciali, corsa speciale per quelli del Gallaratese negli anni 60. Poi arrivò la V che dal Gallaratese arrivò fino a Piazza Novelli con scritto Gallaratese, non con il cartello. La posticcio, la conquista. Poi noi ci fu la V1 e la V2 che servivano il quartiere con raggio di utenza 250 metri dalle case. Poi noi abbiamo chiesto la protezione totale
di tutto il percorso con diritto di precedenza. Arrivavamo degli incidenti, specialmente al Q8 dopo la discesa, di vecchi autobus a tre assi, gli Alfoni, che non riuscivano a fermarsi e qualcuno è morto, però nessuno come adesso i giornalisti, l'autobus schiaccia la macchina è uscita e non è andata precedente. Chiudo dicendo questa parentesi, avevamo proposto di tagliare l'istmo di Piazza Stuparic. Molti non sanno che Piazza Stuparic aveva lo spartitraffico centrale e uno che da via Albani doveva andare al QT8, doveva andare fino a via Scarampo e invertire la marcia. Allora noi abbiamo ottenuto che solo l'autobus andava dritto col semaforo asservito, già allora, e c'era il vigile che lo manovrava. Perché non erano oggi che si potrebbe fare ma torniamo al Galaratese che è importante. Lei ha citato due cose che devo cogliere e anche lui. Noi abbiamo proposto subito un piano di tutto il quartiere a lungo periodo, non la fontanella, la farmacia, il negozio come facevano tutti gli altri quartieri. In più, e questo mi commuove dirlo, la parola dormitorio non è applicabile al Galaratese. Il quartiere Adese non è un quartiere residenziale. Oggi è un pezzo della città ed è il nostro sogno che alle 8 del mattino a Bonola la gente che prende il metrò è uguale a quella che esce, a me commuove ancora. L'avevamo sognato ed è stato realizzato. Sono per quella conquista è stata, sì, non era facile pensarlo. Esatto, no? La Vidas, che rispettiamo, che assiste le persone, sì, sposterà addirittura la sede centrale da Corso Italia nel Galaratese, dove ha già due entità importantissime, ma non sono più le dependance del centro. Scusi, un po' di orgoglio. Vabbè, sembra... Esatto, questo è molto importante. Noi vogliamo. Questo forse è il vero decentramento che vorremmo vedere, no? Come dire, che anche le grandi aziende o comunque le grandi enti, in realtà capiscono dove, insomma. Questo è molto importante. C'è una densificazione sicuramente, ma vedere i quartieri come animati e quindi utilizzabili sia di giorno che di notte per certi aspetti, no? Si svuotano la mattina per andare a lavorare, devono avere delle situazioni, diciamo così, ibride anche per certi aspetti, anche se dobbiamo tenere conto di una cosa, che la condizione produttiva è completamente cambiata da una volta ad oggi. Se noi pensiamo ai grossi stabilimenti, a cose di questo genere, pensiamo, lo mettiamo le officine meccaniche vicino a chi risiede, eccoci, e abita, chiaramente c'era una situazione stridente. Oggi come oggi invece noi, con una certa lungimiranza naturalmente del passato, possiamo fruire di tutta una serie di sedimentazioni che ci sono state, di stratificazioni, in maniera tale da rendere viva la città per chi ci viene a lavorare, per chi viene a risiedere e quant'altro. Qual è lo scenario attuale del Galaratese? Allora, perfetto. Qual è lo scenario che... Il Galaratese attualmente è un quartiere come forse voleva la Pira negli anni 50 a Firenze, misto. Ci sono i dirigenti, gli operai, gli impiegati, i barboni forse, tutti ci siamo e tutti possiamo diventare barboni, ricordiamocelo. E come voleva la Pira l'isolotto nelle case popolari, a ogni piano c'era un poliziotto, un ragioniere, un operaio. Il quartiere Galaratese è fortunatamente un quartiere misto, anche perché non ha solo ex case popolari, ha anche delle case private, poche. Però era anche il frutto, il Galaratese, di una scelta... mio padre ha avuto la casa popolare nel 69 dopo averla chiesta nel 36 quando si sposò. Allora l'istituto case popolari era come meglio della Gavetti, ti chiamava, sceglievi dove andare, se ti piaceva la prendevi, se no aspettavi. Mio papà fu chiamato tre volte, le prime due le respinse, anni 50 e anni 60 inizio. Il Galaratese piacque appunto a mia madre, non è che faccio un discorso personale, è un discorso di quando la città funzionava. Quando mio fratello si sposa, coincidenza, 69, chi fa il consenso in comune? Il comune gli dice la casa come la vuole, se la vuole. È una cosa che adesso neanche in Svezia forse lo facevano. E mio fratello prese una casa vicino ai genitori, il Galaratese, le famose torri a riscatto. Ecco, la situazione attuale cos'è del Galaratese? Che il piano particolareggiato di attuazione è stato realizzato all'inizio con una spinta propulsiva dei cittadini e di tutti. Poi purtroppo alcuni di noi hanno continuato a lottare per 50 anni. Altri, specialmente le persone che obbedivano tra virgolette ai partiti, hanno sempre ascoltato l'amministrazione. Adesso siamo arrivati a un punto che tra via Quarenghi e via Pennini e via Gallarate, se piove non tocca l'erba. Cioè quella fascia è stata cementatissima.
Però adesso ne vediamo il lato positivo. In quella zona dove c'è un deposito o un ufficio del Sole 24 Ore, la società di consulenza Reply, eccetera, c'è anche un'entità lavorativa, ecco. Quindi il cemento lavorativo, vabbè, ecco, posti di lavoro, era meglio il verde o altre cose. Ecco, quindi l'entità adesso del Galatese è che si trova messo bene da questo punto di vista. È cambiata la popolazione. Chi aveva 30 anni negli anni 60 adesso ne ha 70. Ne ha 80. Ecco. Il tempo passa per tutti, meno, è molto democratico. E quindi i servizi sono cambiati in tutte le scuole vecchie, asili, quelle cose lì. Tante nel territorio, tra parentesi. Sì, ce ne sono molto... tante. Ci sono entità APS, associazioni di pubblica... di promozione sociale. Faccio un esempio a Treno, dove le cooperative avevano chiuso tutto. Mitades, che è un'associazione di questo tipo, tutta di ragazze, hanno rianimato, ecco, e lavorano. Diciamo questo appunto, è poi c'è Gallara Giovani. Soprattutto questo punto, se da una parte, diciamo, chi lontano una volta ormai, diciamo, giustamente ha deposto. Beh, il deposto mica tanto, so, perché abbiamo fermato il canale. Infatti, esatto. Volevo arrivare anche a quello, poi, infatti. Però insomma, un po' giustamente, certo, ha rallentato la propria verve di lotta. I giovani però... i giovani galaratese si muovono. Ci ha insegnato bene, mi sembra capire. No, non ancora del tutto, ma vogliamo tramandare. Io sto andando a prendere l'appunto della street parade, dico, dei giovani, no? Speriamo si possa fare o venirci incontro, no? Molti di noi non siamo tutti d'accordo. Cosa vuol dire? Anziani. È una parata stradale, detta in italiano... Non si deve finire a rap, da una rap, scusi, a droga party o altre cose, sì, sulla montagnetta o nei montagne di Bergamo. Questi ragazzi vogliono fare una cosa assieme al municipio, assieme a noi. Quindi un carro con musica, eccetera. Poi dovremo, ci sarà da gestire, io sì, non è il mio mestiere, le bibite, l'alcol, e la musica spontanea. Quindi questi giovani dovranno raccogliere il nostro messaggio, perché noi, se tutto va bene, fra 30-40 anni siamo morti. E quindi, e questo è importante. E poi c'è Quartiere Aperto, che prende tutte le associazioni, no? Di queste associazioni, appunto, dicevo, delle scuole. Tutte queste scuole non sono morte, al Galaratese, l'amianto, tranne una, ma è una storia difficile. Specialmente nella zona del G2 Nord, via Pennini, sono tutte animate da attività di tutti i tipi, per anziani, per giovani, per accoglienza, eccetera. Per esempio il plesso dei negozi del San Leonardo sarebbe morto, adesso c'è un supermercato solo, ma sono chiusi i negozi, ed è animato che i negozi sono diventati associazioni in accordo col comune, non roba occupata, tutto che funziona, intendiamoci. Quindi i giovani vogliono partecipare attivamente, stanno. Okay, nel racconto appunto di Agostino abbiamo visto come tanti temi che abbiamo toccato in questo anno saltano fuori, no? Ad esempio in questo caso c'era una zona commerciale, un supermercato che riesce a rimanere aperto ma i negozi che chiudono, le associazioni prendono invece questo spazio, però sappiamo che rimane sempre comunque... un progetto rimane lì, ma non si riesce a farlo diventare una cosa sistematica, o meglio, forse qualcosa invece si sta muovendo, però ultimamente. Ma volevo dare una piccola informazione, che dell'area del Cutiotto Gallaratese è interessata anche dal piano periferie, dal piano quartieri del Comune di Milano, i 5 quartieri, con un intervento preventivato di 32 milioni di euro. Ecco, questo lo metto un pochettino sullo sfondo, però è un elemento che può essere interessante. Però insomma, come cifra sono abbastanza... 32 milioni, diciamo che sono... Insomma, una zona così grande. Alle spese odierne, cioè i livelli di spesa odierna, che c'è sempre un problema sugli appalti che sono molto alti, quindi lì bisognerebbe proprio andare a vedere quali sono le caratteristiche con cui vengono poi individuate i valori di riferimento, però questo è un altro tipo di discorso. Ecco, volevamo mettere questo come elemento di arricchimento del tema del Galaratese. Ma che sempre comunque nei vari concetti di periferia, no? Perché anche il primo piano periferie aveva preso dentro forse sempre la zona del Galaratese, credo, no, direi di no. Okay. Questo qui era fuori, perché altrimenti non sarebbe rientrato in queste 32, perché okay, c'era i contratti di quartiere in precedenza, i contratti di quartiere, esattamente. Ecco, il tema dell'utilizzo dei beni pubblici e non della morte dei beni pubblici. Cioè, quando io sono l'amministrazione comunale,
Noi diciamo che comunque è una responsabilità di tutta quanta la città, ciascuno si deve sentire responsabile. Poi ci sono dei livelli di responsabilità che sono diversi, è diverso quello del comitato gallaratese vivo piuttosto che del sindaco o del presidente di municipio, questo è chiaro che ci sono dei livelli di responsabilità diversi. Anche se collaboriamo. Allora, no, ma sono livelli di responsabilità diversi, non sono dei livelli di responsabilità contro. No, certo. Sono dei livelli che si riesce a collaborare. Poi. Ma ci mancherebbe altro, perché non tutti possiamo fare tutto, però ci deve essere esattamente questa unità di intenti perché la città viva. Io credo che il presidente Zambelli si sono contento di avere dei comitati del genere che sì, continuano ogni tanto magari rompete un po' le scatole, ci sta. È una dialettica, è una dialettica che aiuta c'è. Comunque gli abbiamo portato il vecchio presidente che è del 34, quindi avrà 80 anni, 85. Io mi sono commosso a incontrarlo perché allora gli si rompeva un po' le scatole, ero nella commissione trasporti, stigmatizzavamo, ma chi c'è dietro voi, insomma, si lottava. Però poi il consiglio, scusa se ti ho interrotto, no, il consiglio di zona di allora, che aveva sede in un posto piccolissimo in via Pogascini Galcutiotto, che adesso invece ha nel centro Bonola, sì, l'auditorio, tutto, e però si discuteva animatamente e adesso rivedendolo dopo anni è una cosa commovente. Abbiamo fatto il primo incontro di partenza dove era presente questo Pasquini, diciamo, che era il presidente storico, poi c'è stato Chioccola, eccetera, ma i presidenti storici un po', ma già allora il nostro comitato di zona ascoltava il comitato popolare di quartiere. Questo non era in tutte le zone. Scusa se ti ho interrotto. No, per carità. Allora, il tema è che tutti questi elementi un po' sparsi, quali sono le possibilità, noi diciamo sempre che Milano è ricca di tutto. Il problema è che questi progettazioni, questi esempi, questi fatti non diventano politiche stabili. Cioè noi abbiamo ancora delle normative che ricalcano una città e un modo di fare che riguarda altre cose. Poi queste normative per estensione vengono applicate ad altri fenomeni. Il risultato è che noi abbiamo un mucchio di spazi liberi con un mucchio di realtà che chiedono spazio e che potrebbero ravvivarli e farli diventare città, e invece sono dei ruderi morti, ma sono centinaia di luoghi che abbiamo. E chiaramente poi siccome le vicende dei quartieri, diceva bene prima Agostino Fornaroli che c'era una stratificazione sociale all'interno dei quartieri, noi se prendiamo tra virgolette i quartieri popolari, quindi di gestione pubblica, abbiamo non una stratificazione, esatto, ma abbiamo proprio una immissione di categorie che sono deboli. E quindi è uniformi, quindi, omogenei, quindi creiamo, ma più che uniformi omogenee, più che omogenei uniformi, sono deboli, deboli strutturalmente deboli. Allora è chiaro che se tu hai già una popolazione debole, anche economicamente, è difficile che ravvivi molti negozi che ci sono all'interno, e quindi bisogna pensare altrimenti anche una politica sugli esercizi commerciali in determinati quartieri. Ma soprattutto, siccome noi abbiamo oltre il 10% del patrimonio abitativo pubblico che non è utilizzato, noi dobbiamo utilizzare questo 10% del patrimonio, o almeno parte, stiamo parlando comunque di 7.000 appartamenti, non stiamo parlando di poco, proprio per destinarne una parte alla rigenerazione socioabitativa. Da una parte dobbiamo trovare un canale che risponde alle esigenze di chi è in difficoltà, ma nello stesso tempo dobbiamo anche trovare un canale che consenta anche a giovani famiglie, quello che si vuole, a chi viene anche a lavorare, che abbia la possibilità di arricchire il quartiere come stratificazione di persone, altrimenti avremo sempre il quartiere dei deboli e non ne usciamo. Ci sono anche tutta una serie di iniziative, ma che poi non vanno al fondo di queste cose qui, sono tentativi, ma manca proprio una politica di rigenerazione socio-abitativa a partire dagli spazi liberi. Ripeto, 7.000 appartamenti liberi
ma anche circa 800 spazi commerciali artigianali che sono liberi. Poi ci sono tutta una serie di iniziative che tendono, ma sono appunto piccoli progetti che non rispondono e non hanno nemmeno come visibilità complessiva molto spesso quello che è la necessità della città, ma anche quelli che sono gli spazi della città, tenuto conto che poi ogni spazio chiuso è un costo per noi, anche vivo, non dimentichiamolo, non è che c'è un piccolo esercizio commerciale, un piccolo supermercato di una volta in un'area magari di un condominio misto che non ci costa nulla, perché invece ci costa decine di migliaia di euro all'anno, perché bisogna contribuire alle spese. Quindi bisogna avere molta attenzione e anche conoscere quella che è la realtà dei fatti, ma soprattutto condividerla. Questo è il tema, perché nessuno riesce da solo a risolvere i problemi. Ci deve essere proprio una comunanza tra i vari livelli di responsabilità, che sono quelli di sociale, civici, normali, di qualsiasi cittadino, e di chi anche appartiene alle istituzioni, ma anche chi lavora nelle istituzioni. Cioè noi abbiamo tantissime persone che lavorano negli uffici comunali, è una responsabilità anche loro. Poi come attivare un altro tipo di discorso, ma non è che uno è dentro una macchina, io sono in questa macchina, appunto vado a sbattere, no? Devo dire che magari sto andando a sbattere e devo metterci del mio. Mi hai dato tre spunti da collegare ad adesso, se posso, Cavaratese. Gli spazi liberi. Nella meravigliosa Milano in cui sono cresciuti, si poteva studiare, eccetera, c'era anche il portinaio delle case. Il portinaio delle case popolari era un'autorità riconosciuta e supportata dallo IACP. Nessuno poteva occupare una casa perché dopo un nanosecondo l'abitante della Scala avvisava, il portinaio arrivava, non mi faceva mettere il ciclomotore magari in cantina perché c'era la benzina nel serbatoio. Ecco, arrivava, era una vigilia. Non possiamo avere un poliziotto in ogni casa, no? Come adesso si vuole. La seconda cosa è la vita, e quindi anche gli spazi liberi, così non venivano occupati, perché poi sappiamo già dopo bisogna sgomberare quelle balle lì. Ecco, allora ogni spazio non rimaneva mai vuoto, insomma, qualcuno cercava di fare qualcosa. Secondo, io sono allievo di Vincenzo Columbo, di ingegneria urbanistica, la scuola dell'obbligo deve avere un percorso pedonale a piedi. Questo cementa la gente e alla fine nascono i leader tra le mamme, tra i genitori, tra i problemi, chiacchierando, che è il primo modo con cui così. Una delle cose che è svoltata nel tempo è l'accumulare le scuole in una direzione sola. Faccio l'esempio di Treno, che aveva la scuola negli anni 20, adesso è chiusa da quasi 10 anni e adesso hanno cintato il quartiere ma non si costruisce. Il fatto che i bambini hanno la diaspora e vanno uno alla scuola privata, uno alla scuola inglese, uno a quella dei preti, uno alla rinascita, non si crea comunità. Ecco dove nasce anche il disagio giovanile. Ecco. Esatto. Invece i miei figli hanno avuto la fortuna di andare alle medie e alle elementari a Treno, e quindi sono tutti coesi le classi fino a un certo punto. Treno aveva anche l'università, cioè, sì, l'Istituto di Ingegneria Sanitaria, che sarebbe l'inizio dell'ecologia. E infatti alcuni professori del Politecnico abitano a Treno, e perché sono venuti a abitare lì appena sposati, poi è tornato al Politecnico. Ecco, volevo dire. L'ultima cosa, voglio ricordare i giusti del quartiere. Uno degli obiettivi è ricordare Daniele Alfano, più o meno della mia età, che morì in un motocarro durante una veglia per il Vietnam, andò a far legna e con un motocarro su strada ghiacciata, scendendo la montagnetta, ebbe un incidente. Poi c'è Don Franco Cantù, negli anni formidabili in cui la gente, i partiti, le parrocchie, repubblicani, liberali, l'Unione Inquilini, gli estremi, tutti insieme, Don Franco Cantù era un prete assieme a Don Remo Dominicis nella parte G2 del quartiere dove stavo io, che erano aperti a tutti, e quindi Don Franco era proprio un punto di riferimento per tutte le cose. La chiesa di Sant'Ilario era una cosa che attirava. Poi non so, c'era un Roberto Catalisano, era un dirigente della statistica in comune, ma come cittadino metteva a disposizione le sue capacità. C'era poi uno del Verde, ecco, questi giusti vanno ricordati. Diciamo, sì, di certi ecco. Momenti, perché insomma fanno capire che adesso detta proprio qualche modo, sì, magari posso come essere io, nel senso, cioè io cittadino che magari l'impegno a fare qualcosa per il mio Infatti, quartiere. Nella promozione poi, teoricamente, la gente si educava in parrocchia, al partito, tutto,
E poi andavo in una I care, come dice Don Milani, andavo in un'attività di servizio agli altri una volta. Cresceva negli oratori, il sindacato, il partito nel modo serio. Poi mi diceva che appunto in genere questa cosa non si è persa del tutto. No, però, infatti, questo lo sottolineo. Io adesso abito a Trenno, no? Quando vado fuori da Trenno mi presentano come sindaco di Trenno, ma io non ho nessuna carica. Però le stesse persone che lottavano allora sono. La gente mi telefona quando tagliavano degli alberi perché ci presentavamo turno alle elezioni, altro che 5 Stelle adesso con le novità. Noi ci presentavamo turno indipendenti, quelle cose lì, no? Ma non per motivo di carriera politica, a turno uno di noi è sempre stato eletto, ma così qualcuno di noi non so, nei Verdi, allora dopo ti chiamano per i trasporti, la gente mi chiama, quasi mi crede che sono dell'ATM, io ecco, quell'altro crede che è della statistica, cioè, ecco, c'è ancora questo un po'. C'è ancora comunque siete riusciti a farlo in un quartiere che insomma sulla carta non era facile. È stata una fortuna. Cioè, io sto pensando ai nuovi quartieri che fanno così, pensiamo a Nolo che ormai comanda su tutti, però diciamo che forse era un po' più facile, tra virgolette, poi non voglio sminuire il lavoro che fanno, che anzi è un grande lavoro. Però diciamo che era molto piccolo, un quartiere dove il territorio dava tanta attività, tra attività commerciali, dove i problemi erano sulla cresta dell'onda e dove giustamente la popolazione ha detto no, noi non siamo solo quella roba lì, vogliamo essere altro. Lì poteva diventare in un attimo quel famoso dormitorio di cui parlava prima e invece siete riusciti a non farlo diventare. La fortuna è anche urbanistica. Quando hai una visione seria dell'urbanistica ti accorgi che il quartiere è un'entità progettata in anni relativamente vicini e molto omogenea. La frazione è una parte della città con storia e identità propria. Gallaratese, Trenno e QT8 hanno la fortuna che hanno dei confini fisici, quindi la gente può avere un'identità, mentre Loreto, Turo, Gorla, Precotto, che erano dei comuni, non hanno un confine fisico e si mischiano, benvenga la città. Sì, ma usano la ferrovia come confine adesso. Esatto, e quindi anche il tram che andava veloce faceva le stazioni a ogni paese, a ogni frazione. Adesso si chiama tutto quartiere, bisogna ricordarsi che c'è le zone in centro, dentro la 90-91, i quartieri da nominare e le frazioni. Se torniamo, Ortica, Trenno, Cicchiaravalle, Baggio, la frazione. Perché lo chiamo Borghi ogni tanto. Sì, ecco, però. Ma diciamo pure che hanno una. Un po' diversa la situazione secondo me, perché quando noi diciamo Baggio oppure diciamo Trenno, al di là dell'evoluzione che hanno avuto, però questi qui erano degli antichi comuni. Certo. Ma antichi comuni non stiamo parlando di 3000 anni fa, fino al 1923. 26. Oggi come oggi dobbiamo esattamente forse andare verso il 1923 dal punto di vista anche della organizzazione dell'amministrazione comunale, abbiamo meno di 100 anni, quindi non è proprio tantissimo. Quindi abbiamo questi nuclei storici e quindi anche con tutta una sedimentazione architettonica, dopodiché a fianco abbiamo dei quartieri nuovi di zecca, anche se magari adesso hanno 50-60 anni, ma sono nuovi nella sostanza. E allora vedere qual è anche l'osmosi tra queste cose, ma anche riconoscere qual è la specifica realtà. Se noi non andiamo a cogliere quello che sono le specifiche realtà e quindi anche ricchezze che abbiamo, vediamo la città come una cosa uniforme. Dopodiché ogni tanto, siccome a Milano emerge di tutto di più, allora abbiamo l'emergere di sigle nuove, cose che però non rispondono alla necessità di quella che è la generalità dei casi. Distolgo l'attenzione, anzi. Ma diciamo pure che hanno una loro specificità, sì, che può avere un valore aggiunto anche per gli altri, perché è anche una delle cose che si può fare. Se lo fa uno vuol dire che magari può farlo anche l'altro. Ecco, questo è anche un pochettino la ricchezza, perché mette un pochettino in azione, no? Non lascia fermi, dire non è possibile fare nulla. No, è possibile arricchire la città. L'importante, ecco, è che si vada a riconoscere quella che è la città. Se io ho un quartiere che diventa diciamo emergente per certi aspetti, o una sigla di quartiere che diventa emergente, ma io devo tenere conto, siccome ragioniamo in termini di periferia in questo caso, dei 100 borghi e quartieri della periferia milanese.
perché altrimenti tengo conto dell'uno e non degli altri 99. Questo è il tema quindi anche di una riorganizzazione dell'amministrazione comunale, si ragiona in termini di città policentrica, anche l'amministrazione comunale deve avere un'organizzazione policentrica che possa intervenire immediatamente, perché se tutto passa da Palazzo Marino vuol dire che sostanzialmente tutto si ferma, oppure vanno avanti alcune cose, ma in questa nostra città dalle due cosiddette velocità, con i grattacieli che svettano, ma ipotesi, le case popolari che invece hanno tutta una serie di altre problematiche, ecco, noi a questo punto dobbiamo ragionare in termini di organizzazione anche della pubblica amministrazione che sia adeguata a sostenere la città, non a svolgere un ruolo, ma a sostenere la città nel suo complesso. Bisognerebbe dire che bisognerebbe andare a scuola per imparare queste cose. La consulta un minimo sta cercando di fare questo, no? Noi vogliamo parlarne nelle scuole di questo. Ma il tema non è quello di parlarne nelle scuole. Perché vuol dire, se uno parla nelle scuole, che già ha imparato per certi aspetti, se no che cosa va a raccontare nelle scuole? Sono delle cose che possono avere poi devono avere delle congiunzioni, ma il tema è che se noi abbiamo il tema delle periferie, che è un tema che riproponiamo a Milano ormai da qualche decennio in maniera abbastanza strutturale, in secondo luogo non è un tema solamente nazionale quello delle periferie, ma internazionale, vuol dire che i metodi e gli approcci che ci sono stati fino adesso non sono stati adeguati al di là della buona volontà. Quindi andare a stabilizzare una scuola di periferie su cui ci si possa confrontare, ma si possa anche costruire la proposta per poi andarla anche a divulgare nelle scuole, nelle varie cose, però questo qui è il tema, manca la sostanza. Siamo in chiusura, Walter. Appuntamenti? Volevo dare anche gli appuntamenti di Gallaratese Vivo. La precedenza sicuramente. Appuntamenti di Gallaratese Vivo. Noi siamo già partiti col raduno di tutte le entità che abbiamo detto, associazioni, parrocchie, tutto. Allora ci sarà l'apertura della mostra fotografica e cartografica nella biblioteca del Gallaratese adesso in maggio, non ho una data precisa perché noi siamo in tuning continuo, e poi avremo una riunione ampia in giugno alla vecchia palestra Cappelli e Sforza, dove ci radunavamo. Ricordo che facciamo manifestazioni di migliaia di persone con cortei di centinaia di auto, e qualcuno mi dice che siamo passati in galleria. Io non ci credo ancora, io ero una delle auto, ognuno avevamo sei auto con l'altoparlante, ognuno garantiva la copertura anche di un pezzo di quartiere, unità di vicinato. Quindi faremo l'altoparlanti. Avremo quindi un'assemblea, una riunione generale alla palestra Cappelli e Sforza, che storicamente era l'unico posto per riunirsi in via Lampugnano. Poi avremo in ottobre una ripresa, fino ad arrivare a una grande assemblea in dicembre per proclamare il 15 dicembre la festa nazionale di Gallaratese Trenno, ma soprattutto anche per mettere delle lapidi, dei segni nei posti storici, la sede del centro sociale Via Betti 35, il punto dove si metteva la tenda di lotta. Quando in Gallaratese c'era una lotta, si metteva una tenda all'ingresso del quartiere, dove tutti i cittadini sapevano di arrivare, il comune si spaventava e cominciavano a venire gli assessori a sentire, perché se c'era la tenda era un casino. Le veglie per il Vietnam, adesso c'è la festa della pace, tutto, dove purtroppo morì Alfano, si facevano la tenda dove lì c'è una stele piccola di questo ragazzo. Questa verrà ricordata con qualcosa di grosso, magari nelle preghiere dei fedeli, nelle chiese si ricordano i cosiddetti caduti, Don Franco. Ecco, vogliamo arrivare quindi a tramandare ai giovani qualcosa, poi non si lamentino più, ve l'abbiamo data la partecipazione, scusate, ecco, un po' di entusiasmo, perché vogliamo andare avanti e lasciare un segno. Dove possiamo seguire tutte le attività di Galaxy? Sì, noi abbiamo una mail a cui si può scrivere, che non la so a memoria, che è gallaratesevivo@gmail.com. Ci sono i telefoni di tre persone, se qualcuno dopo li mettiamo, siamo i tre promotori e tutto, perché è nata ancora spontaneamente, abbiamo cominciato a vedersi ai funerali anche, purtroppo
Io spesso rappresentando un po' una certa parte di quartiere, insomma i cattolici. E da lì è tornata questa voglia di... Sì, perché a furia di commemorare la gente, adesso non commemoriamoci più, intanto che siamo vivi tramandiamo ai giovani. Insomma, un grande insegnamento davvero per tutti noi. Invece scuole di periferie, prossimi appuntamenti? Scuole di periferie, i prossimi appuntamenti sono sabato 11 e martedì 14, in particolare il tema di fondo sono i 100 borghi e quartieri della periferia milanese, da valorizzare a partire dalle belle cose che ci sono, e quindi l'appuntamento di sabato 11 in biblioteca RAR alle 10.30, dove andremo a vedere quali che sono le bellezze dell'area sud di Milano, le zone 5-6, e invece martedì 14 alle ore 18, negozio civico Chiama Milano in via Laghetto 2, faremo una sintesi del lavoro di queste quattro puntate che sono state intervallate appunto anche dall'incontro all'Urban Center. Ma sei super ritardissimo, appunto, ti lascio però un minuto finale perché stiamo parlando di Urban Center. Urban Center. Urban Center, che Urban Center Milano, no, ci salutiamo. Che ricordiamo era in Galleria Vittorio Emanuele all'ingresso di Piazza della Scala. Oggi è l'ultimo giorno. Per anni l'Urban Center, grazie anche sicuramente al responsabile dell'Urban Center Alfredo Spaggiari, ma della città in generale, che ha dedicato uno spazio che è stata un'occasione di messa in comune delle varie ricchezze che ci sono, sia iniziative importanti cittadine, ma anche l'ultima iniziativa periferica. Quindi c'è stata lì martedì scorso con gli amici della vicina interna, ad esempio, a ricordare, quindi, 25 anni di associazione di Tullio Barbato, tutto. Ecco, per cui anche noi abbiamo avuto questi ultimi incontri, ultimi spazi. Ecco, direi che al di là adesso della postazione, tenuto conto che l'Urban Center, diciamo ufficiale, è stato trasferito alla Triennale, ha lasciato sconvolto un'altra cosa che ho saputo, che non è più gestito l'Urban Center. Ma lì così adesso ha adesso è Triennale, gestito la Triennale comunque. Ma adesso non so quale sia la situazione, ma noi che cos'è che interessa? Dobbiamo spaggiare per ancora voce capito, no, allora noi lavori. Ma noi quello che diciamo è questo. Quello lì è stato uno spazio che ha accolto, ha valorizzato e ha proposto alla città tantissime cose che altrimenti non c'era la fisicità, un luogo fisico. Ecco, un luogo fisico è importante, è, e che rimanga ancora così, perché gli spazi comunali ne abbiamo tantissimi, e quindi avere uno spazio, poi sarà la Triennale oppure no, io non sto a entrare nel merito. È un po' fuori mano la Triennale, se no che lo portino a vedere la tesi. Ma questo qui non spazi ce ne sono, ma un luogo dove ci sia possibilità di confronto e di osmosi, dall'ordine degli architetti alla piccola associazione, questo qui crediamo che sia importante per tutta la città. Davvero, e per una metropoli come Milano. So che appunto questo è un tema che tenevi molto, Walter, insomma è stato anche un luogo dove tante iniziative fatte appunto dalla Consulta Periferia Milano. Beh, noi abbiamo fatto, siamo stati ospitati, abbiamo avuto la possibilità di incontrare tantissime persone. Un po' glaciale, non fa passare le proprie emozioni, ma insomma è un luogo che ha dato tante emozioni anche a Walter. Comunque, io ringrazio anche Walter. Diciamo che oggi come oggi lo vediamo come un di meno per la città, poi speriamo che si trasformi in un di più, però oggi come oggi sicuramente è un di meno. Calaratese Vivo, 50 anni di democrazia partecipata. Seguiamoli su tutto, adesso poi nella diretta, nel commento diretto, tutti i vari link per poter seguire Calaratese Vivo. Io ringrazio tantissimo l'ingegnere Agostino Fornaroli, grazie mille davvero di essere con noi. Comunque Municipio 8, se qualcuno ha dei dubbi va in Municipio 8, siamo a posto. Conoscono, perché immagino che tutti quanti conoscono Galatese Vivo. Walter, grazie mille davvero, puntata sempre, grazie a voi, come al solito. Come sempre, noi ci vediamo martedì prossimo, se non ci sono più feste, quindi ormai andiamo. Non c'era un altro appuntamento, un impegno che aveva la televisione? Martedì prossimo, può darsi, non so, non ricordo più. Adesso controllerò con i miei producer di solito. Martedì, se no martedì successivo. Ma se no martedì successivo, infatti. Dunque, sempre il martedì alle ore 12.30. Ci siamo, va bene. Grazie mille a tutti, arrivederci alla prossima puntata.